Il design dell'aroma si basa sul concetto della purezza e delle proporzioni perfette. È un concetto che ci appartiene, perché è un concetto che nasce dalle Ferrari 250 GT, le famose Gran Turismo degli anni 60. Erano quelle che hanno distinto il design italiano, il famoso stile italiano che era diventato famoso in tutto il mondo, e anche l'epoca della dolce vita. È per questo che l'abbiamo chiamata Roma, proprio per ispirarci a quel mondo, a quel tipo di concetto di bellezza formale. Ma qual è il modo migliore di raccontarla se non disegnandola? La cosa fondamentale di questa vettura sono le proporzioni, come dicevo prima, ed è proprio la posizione del motore che ci dà questa architettura molto elegante da Gran Turismo. La cabina risulta compatta, molto, quasi appoggiata sulla ruota posteriore, mentre il cofano è lungo, ed è proprio su questi volumi che si intestano i due parafanghi che sono così sensuali e muscolosi. E la purezza di questo volume nasce proprio dal fatto che è basato solamente sulle proporzioni, è un oggetto monolitico, tant'è vero che anche il frontale abbiamo voluto farlo senza una calandra. La cosa che la rende così anche, come dire, espressiva è proprio la forma di questi fari. Ci sono due linee di luce che si innestano all'interno di due, diciamo, prese d'aria. Invece la cabina ha una forma molto semplice e molto snella, che si appoggia perfettamente sul volume della fiancata e soprattutto sul parafango muscoloso della parte posteriore. Per disegnare una macchina così pura, così essenziale nella sua linea, è veramente importante trovare dei segni, come dire, connotativi che la rendano estremamente riconoscibile. Uno degli esempi è proprio il posteriore. Nel posteriore troviamo un concetto che è famoso nelle Ferrari della storia, il concetto di coda tronca, cioè abbiamo disegnato questo posteriore sfaccettandolo e quindi creando proprio quello che noi chiamiamo specchio di poppa. Ed è proprio su questo disegno, questo specchio di poppa così ben definito, che abbiamo inserito dei gruppi luminosi veramente innovativi, cioè non sono più gli elementi circolari tipici delle Ferrari, ma abbiamo voluto invece puntare a due elementi estremamente moderni, diciamo a sviluppo orizzontale. Invece il diffusore è stato trattato in carbonio, come tutto il resto del sottoscocca, proprio per far sì che sia un elemento di seconda lettura, in modo che quindi incorpori tutti quei device aerodinamici che sono fondamentali per la performance dell'automobile in un modo molto discreto. Ed è proprio per garantire questo effetto di grande pulizia ed eleganza che abbiamo ottenuto la coda piuttosto bassa, quindi evitando di farla alzare per via dello spoiler aerodinamico. Invece abbiamo deciso di integrare uno spoiler attivo alla base dell'1.8. Allora, qui disegno anche lo scudetto, anche se abbiamo detto che questa linea è talmente bella e talmente essenziale che il fianco di questa macchina funziona anche benissimo senza il famoso scudetto Ferrari. In presenza di un design così puro ed essenziale è importantissimo, come abbiamo fatto sul posteriore, dare dei connotati molto chiari anche sul frontale. Il frontale ha questa caratteristica, questa architettura particolare, quella che noi abbiamo chiamato shark nose, cioè il muso sembra quasi protendersi in avanti ed ha un effetto estremamente dinamico, cosa messa ulteriormente in evidenza grazie appunto alla tutta la parte inferiore della vettura che è in carbonio, che fa staccare bene questa idea di un volume unico e monolitico che caratterizza tutta la macchina. Sono proprio i riflessi la chiave della bellezza e del dinamismo di questa vettura, perché sono proprio loro che ne raccontano i volumi, le superfici, e la rendono anche così dinamica, così bella, soprattutto quando è in movimento. E sono proprio i riflessi che poi rendono la carrozzeria così, come la definiamo noi, liquida.
quasi a specchio, soprattutto nei colori metallici che sono quelli più adatti a raccontare la forma di questa auto. Si usa la gomma anche per disegnare, no? I fanali sono un elemento importante del linguaggio formale di questa vettura perché sembrano quasi delle gemme molto tecniche, incastonate nel volume della poppa. Altro elemento importante sono gli elementi grafici. Per esempio, la forma dei vetri laterali, il lunotto, sono importantissimi per creare quel contrappunto grafico rispetto alla tridimensionalità delle forme, che rende il tutto così leggero ed elegante. All'aspetto così lineare e puro dell'esterno fa ecco anche l'interno, che è molto chiaro nella sua architettura, è anche molto essenziale, è un interno dove si può apprezzare la bellezza della selleria italiana e la modernità della nuova interfaccia uomo-macchina, che è un'interfaccia full digital che abbiamo lanciato per la prima volta sull'SF90 stradale, e qui lo ritroviamo in una veste nuova che dà all'interno un tocco di modernità elevatissima e nello stesso tempo anche di pulizia, proprio perché quando le funzioni dell'interfaccia uomo-macchina non sono attive si presenta come delle superfici molto pure, molto eleganti e raffinate. È così che prende forma la carrozzeria di questa automobile, che ha proprio come tratto distintivo questo effetto scultoreo ed estremamente dinamico. Ecco, così è completo il design della nuova Ferrari Roma, la nuova Dolce Vita.